Allora, non so dove iniziare. È stato un anno difficile, abbiamo avuto molti ostacoli da superare, però come ha detto il mister dall'inizio dobbiamo essere un gruppo tutti quanti insieme, lo siamo stati, un gruppo unito, siamo riusciti ad affrontare le partite più difficili tipo Giugliano e tutte altre squadre che abbiamo avuto. E l'unica cosa che voglio dire, sono fiero di essere il capitano di questa squadra, di questo grandissimo gruppo, e sempre forza Fragolese. Allora, volevo ringraziare innanzitutto alla società che mi ha scelto per questo progetto. I ragazzi giovani, preparati, venivano già da un anno di ottimi risultati, però vincere non è mai facile, è sempre difficile, lo sappiamo bene. Ci sono stati degli inconvenienti, degli intoppi durante l'anno, infortuni, vari ostacoli che l'hanno superato brillantemente, ragazzi, tutto il gruppo. La cosa che mi fa piacere è che hanno giocato tutti quanti, dal primo all'ultimo. Chi di meno, chi di più, hanno dato il massimo e ci hanno permesso di vincere il nostro girone. Attenzione, non abbiamo ancora vinto niente. Volevo un attimino stemperare un poco. È bello festeggiare perché abbiamo vinto il primo gruppo, il primo raggruppamento. Adesso viene il bello. Adesso incontreremo squadre più toste, più preparate, più organizzate. E là verrà fuori veramente il lavoro che abbiamo fatto, secondo me, perché abbiamo lavorato di gruppo, di squadra. E il singolo, diciamo così, ha prevalso meno, ma ha prevalso molto il lavoro di squadra e di gruppo. Questo è stata la cosa importante, grazie anche ai collaboratori che ci sono stati intorno, i genitori dei ragazzi che ci hanno seguito negli allenamenti a recuperare i palloni sotto l'acqua, i nonni, i genitori, tutti quanti, perché quando si vince col gruppo, con tutti quanti. Quando si perde, perdo solo io, l'allenatore, come sempre, sbaglio la formazione, è colpa dell'allenatore, e me le prendo le colpe, mi fa piacere pure. Basta che i ragazzi crescono con tranquillità e la società può trarre benefici dal mio lavoro che ho fatto quest'anno. Spero di andare avanti e di fare ancora meglio con l'aiuto sempre della società, perché non ci dimentichiamo che se si ottiene qualcosa, si crea qualcosa, ci deve essere una società forte dietro, un gruppo, un team organizzato dal presidente al dirigente al custode, con il nostro grande custode Mimmo, che non c'è per fortuna. Sto scherzando, Mimmo lo sa che scherzo, che gli voglio bene. Un abbraccio a tutti quanti e sempre forza Fragolese. Allora, come sapete, il presidente, insomma, davanti alle telecamere non è che sia molto, voglio dire, pratico, ha difficoltà perché è un tipo che è emotivo, per cui vogliamo farlo parlare, facciamogli un bel incoraggiamento e quindi il presidente darà tutto il suo apporto. Buonasera a tutti. Parla a nome della società Fragolese, siamo tutti quanti contenti, dal direttore Antonio Azzetta, Brill, altri soci miei, altri presidente, siamo tutti quanti contenti che noi abbiamo vinto già la metà di questo campionato qua. Sono fiero che voi avete onorato i nostri colori, il rosso-blu, che rappresenta la città di Afragola. Continuiamo ancora a fare cose buone per un futuro, ovviamente, non trascurate la scuola. Chi va a scuola, chi va al lavoro, non trascura il lavoro, insomma,
e le donne a chi piace, a chi piace. Vabbè, vi faccio in bocca al lupo e vi ringrazio a tutti quanti, va bene così, in bocca al lupo. Io ovviamente dopo le parole del Presidente, che ha detto delle cose sagge e giuste, quindi non trascurate quando, voglio dire, la vita conta, ossia la scuola, il lavoro, la famiglia, e non perdete mai la ludicità del calcio, la gioia di giocare a calcio. Per cui io voglio fare i complimenti, insomma, innanzitutto a voi, perché con la vostra bravura e con la bravura del mister, che ha saputo amalgamare un buon gruppo, siamo riusciti, mi metto in mezzo perché anche noi come società abbiamo dato il nostro apporto, siamo riusciti a perlomeno a vincere il girone. Come giustamente diceva l'allenatore, diciamo, è solo l'inizio, perché il bello deve ancora venire. Per cui adesso diciamo che ancora non abbiamo vinto niente, quindi mettetecela tutta per darci ancora più grandi soddisfazioni. Grazie ragazzi. Vorrei fare un ringraziamento anche ai nostri collaboratori che vi hanno seguito costantemente per tutto l'anno, a Giacomo Caccavale, a Giacchino Lanzana, e poi si è aggiunto sul carro dei vincitori il nostro buon Rosario Silvestro, per cui... Perché adesso ad uno alla volta diranno qualcosina anche loro, quindi adesso passa la parola a Giacomo Caccavale. Grazie, buonasera. Innanzitutto ringrazio i ragazzi che stanno tutti quanti qua, tutto l'anno hanno fatto un sacrificio, scuola, giorni col mister, il sabato pomeriggio, la domenica mattina a fare gli allenamenti, e siamo tutti qua. Il risultato è questo, abbiamo fatto un bel salto, fra 20 giorni, 25 giorni, e sappiamo la squadra che dobbiamo incontrare, e dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto adesso, senza guardare abbiamo 25-0, 4-0, non esiste, iniziamo a vincere veramente, anche 1-0, vinciamo le partite, portiamo avanti i colori della Fragolese, e grazie a tutti quanti voi e alla dirigenza, Iazzetta, Brille e quant'altro, perché hanno voluto fortemente il gruppo dell'anno scorso con qualche piccolo ritocco, e questo è il risultato. Va bene? Grazie. Niente, di buon augurio, voglio dire che ognuno dica la sua, per cui... E che dire, hanno detto tutto loro, io ringrazio il gruppo, la società, mi avete fatto provare una nuova emozione che non ho mai provato, forza Fragolese! Allora, io voglio dire la mia, siccome io sono un patuto della Fragolese, oltre a essere un collaboratore sono pure un patuto della Fragolese, quindi sono molto soddisfatto dei ragazzi che abbiamo vinto il primo ostacolo, però io ci credo molto perché noi dobbiamo ancora vincere, perciò dico sempre forza Fragolese e forza ragazzi. Ok, che questo sia di buon auspicio anche per la prima squadra, visto l'allegria e l'entusiasmo che ci mettete, facciamo pure un incoraggiamento alla nostra prima squadra per i buoni risultati, va bene? Ok, grazie.